La Royal Family sta attraversando un periodo tutt'altro che florido. La malattia ha colpito sia il re Carlo che la principessa Kate. Nelle ultime settimane l'atmosfera dalle parti di Buckingham Palace si è un po' alleggerita. Tensione, paura e preoccupazione sembrano aver lasciato il posto nell'ambiente della famiglia reale inglese a un maggiore ottimismo e a un briciolo di serenità in più. Il sorriso e la spensieratezza di cui ha fatto sfoggio il principe William nelle ultime settimane, dal concerto di Taylor Swift alle gare della nazionale inglese ai campionati europei di Germania, lasciano intendere che le condizioni di salute della principessa Kate siano migliorate. Tra qualche settimana, tra l'altro, sarà tempo di vacanze quest'anno. Diversamente dalle scorse stagioni, la giovane coppia dei principi di Galles non affronterà lunghi viaggi diretti verso qualche meta esotica e lontana dalla Gran Bretagna. Proprio a causa delle condizioni di salute di Kate e soprattutto delle terapie che la futura regina consorte deve ancora sostenere, i principi insieme ai loro tre figli trascorreranno un periodo di completo relax in un luogo non troppo distante dalla capitale inglese. Kate Middleton, così ha scelto. La risposta di Re Carlo è apprezzata da tutti. In attesa di capire dai medici se potrà assistere dal vivo nel Royal Box alla finale del torneo di Wimbledon in programma domenica 14 luglio, Kate Middleton ha deciso di trasferirsi per qualche settimana nella splendida casa di campagna di Hammer Hall, che la coppia ha ricevuto nel 2011 come regalo di nozze dalla defunta regina Elisabetta. Una residenza estiva caratterizzata da quiete, silenzio e tranquillità, tutti elementi di cui Kate ha un assoluto bisogno. I bambini invece potranno divertirsi giocando e scorrazzando liberi all'interno della tenuta per tutta la giornata. Il programma estivo della principessa ha trovato subito il placito entusiasta del re Carlo. La famiglia reale spera dunque di trovare maggiore serenità durante l'estate. Lo stesso monarca si trasferirà in Scozia nella residenza estiva del castello di Balmoral, il luogo preferito dalla regina Elisabetta. Il re ha già invitato il figlio e la nuora, a cui è molto legato, a trascorrere con lui qualche giorno insieme per consolidare un'armonia in questo periodo ancora più importante del solito. Nessuna nuova notizia invece da parte di Harry e Meghan, ormai due veri corpi estranei.